Qual è stato il giorno più bello della vostra vita? Lo diciamo insieme. Certo, il nostro matrimonio... Quando il Napoli ha vinto lo scudetto. Napoli, Napoli. Napoli, Napoli. Sai la differenza tra una macchina, una moto e un palo della luce? No. Una macchina si mette in moto, ma una moto non si mette in macchina. E il palo della luce? Te lo metti nel culo. Mi dispiace per quello che è successo. Mi permetti di dire una cosa. Dimmi. Assai. Grazie, significa molto! Allora, fatemi capire: se prepari 10 ricette non sei uno chef, se dipingi 20 quadri non sei un artista, ma se uccidi una persona, il dottore mi ha detto che devo smettere di giocare a calcio. Ah, anche lui ti ha visto giocare. Ho l'esito dell'esame. Ok, ma faccia veloce, non ho molto tempo. Come fa a saperlo già? La mia fidanzata ha voluto che le dicessi in ordine cronologico tutti i nomi delle ragazze con cui sono stato a letto. E poi che è successo? Forse avrei dovuto fermarmi quando sono arrivato al suo nome. Papà, perché mia sorella si chiama Lovely? Perché è stata concepita con amore. Ho capito. Grazie papà. Figurati, gioco erotico finisce in tragedia. Livello di portoghese? Molto buono. Mi traduca, ho mangiato troppa cioccolata e sono dovuto scappare in bagno. Cacao? Via dalle palle! Un po' di tempo fa ha piovuto per giorni e mia moglie sembrava veramente triste. Poverina, deve essere meteoropatica! Sì, stava tutto il giorno ferma davanti alla finestra. Tu che hai fatto per consolarla? E dopo due giorni l'ho lasciata entrare. Papà, mi compri Millennium Falcon? Qual è la parola magica? Cecilia! Chi è Cecilia? La tua amante, papà! Eh, vuoi anche il castello Disney e la casa dei Simpson? Chissà cosa pensa, magari è un'altra donna. Le noci di cocco sono da considerare dei mammiferi perché hanno il pelo e producono latte? Ho sentito dire che il pane sia afrodisiaco. Vorrei 3 chili di pane. Ma cosa fa con 3 chili? Diventerà duro! Allora me ne dia 5! Mamma, è stato doloroso il mio parto? No, dai, comincia a darmi fastidio adesso. Che programmi hai per Pasqua? È gli stessi di Gesù. Sparire venerdì e tornare domenica. Tu, invece? Gli stessi di Giuda. Tradirti. Hai un po' di pane per i piccioni? No, io li mangio senza. Cosa? Cosa? Mi scusi, ho smarrito mio figlio. Potrei fare un annuncio. Certo. Addio, piccola merdina. Quanto sei pigro su una scala da 1 a 10? Dipende. La scala è mobile? Perché ti alzi sempre da tavola quando devi prendere la pillola? E sulla confezione c'è scritto prendere lontano dai pasti. Qualche volta, quando cerco di dormire, il mio più grande errore mi tiene sveglio. Sveglia, papà! Vorrei dell'arsenico. A che le serve? Per ammazzare mio marito. Ma in questo caso non posso darglielo. Ma mio marito è andato a letto con tua moglie. Ah, bastava dirlo che ha la ricetta. Quindi lei è sordo dalla nascita. Come, scusi? Ho chiesto se è sordo dalla nascita. Come? Ho chiesto se è sordo dalla nascita. Non ho capito. Oggi ho finalmente capito come distinguere un'ape da una vespa. Davvero? E come si fa? Basta contare le ruote. Ho sentito che ti hanno arrestato. Cos'è successo? Guidavo troppo lentamente. Intendi troppo velocemente? No! Se fossi andato troppo velocemente, mica mi avrebbero preso. Dottore, ho una brutta irritazione sulla schiena. Non si preoccupi, mi faccia vedere lo sfogo. Porca troia, un'irritazione che fa un male porco, cazzo! Se sei arrivato fin qui e il video ti è piaciuto, lascia like e iscriviti per supportare il canale.